nostalgia, rose gialle, gelosia, coca zero caloria, conoscersi ed appartenersi, pizza al trancio, anestesia, fiori arancio, vuciria, e inventarsi una bugia per rimanere soli. E se magari la entriamo in diretta da Dana dei Lupi, sono le 9.37, ci ha raggiunto via telefono il nostro amico di cuore giallorosso Luca Rossetti. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao. Ciao Matteo, ciao Ale, ciao Davide e buonasera a tutti. Buonasera Luca, cominciamo subito a parlare, voglio dire, degli argomenti più spinosi della puntata, della settimana. Cominciamo dalla partita di domenica sera, la partita contro l'Inter, pareggio che in questa, insomma, in questo periodo è molto più amaro di quanto lo potrebbe essere in una situazione migliore, e soprattutto una Roma che anche nel gioco non ha convinto, visto anche quanto ha subito comunque, no? Come offensiva dell'Inter. Tu sei d'accordo un po' con questa visione? Quindi una Roma che sì, giochicchia bene 50 minuti, però poi crolla? Allora, intanto, ecco, visto che tu dicevi, Matteo, parliamo degli argomenti più spinosi, intanto stasera credo sia difficile trovare un argomento che non sia spinoso, purtroppo, ma insomma, verranno serate sicuramente migliori, almeno ce l'auguriamo. E per quanto riguarda Inter-Roma, io, ecco, sono d'accordo con quello che tu hai detto nella primissima parte di trasmissione, c'è una Roma che secondo me per almeno un'ora ha giocato anche abbastanza bene, certo non ha creato poi chissà quante occasioni da gol, ce n'è stata una clamorosa con Pellegrini nel primo tempo che di piatto ha sparato fuori, c'è stata l'occasione del gol, poi per il resto la Roma si è limitata a fare un buon palleggio, secondo me, delle buone trame di gioco, ha controllato abbastanza bene la partita. Poi nel secondo tempo, insomma, noi diciamo dopo l'ora di gioco, noi tendiamo sempre un po' a dimenticare una cosa fondamentale, che in campo, che ci piaccia o no, c'è anche l'avversario. E quindi poi è venuta fuori chiaramente con un po' di rabbia e voglia di reagire l'Inter, che ha iniziato a creare occasioni su occasioni e alla fine ha trovato un pareggio purtroppo meritato. Certo, dispiace perché fino all'85esimo la Roma era in vantaggio e avrebbe potuto portare a casa tre punti, una vittoria che sarebbe servita molto, come dicevamo la scorsa settimana. Alla fine è uscito fuori un pareggio che di per sé non è neanche un risultato brutto, perché poi al di là di tutto
pareggiare a San Siro credo sia sempre un risultato di tutto rispetto, però visto il momento che stiamo passando e la situazione di classifica, no, è un risultato che non si può accogliere con chissà quanta soddisfazione. Però per come stavamo, insomma, meglio aver pareggiato che perso. Faccio poi un altro paio di considerazioni velocissime. Certo. Intanto i cambi di Di Francesco che hanno fatto discutere, è vero, però di per sé potevano essere anche cambi logici, perché la Roma doveva difendere il risultato, era in difficoltà, ci poteva stare comunque di mettere due difensori per proteggere l'1-0, e poi comunque non dimentichiamo che non c'erano De Rossi e Gonalon, non c'era neanche Perotti, quindi poi bene o male le scelte erano quelle. Magari forse anziché mettere un secondo difensore si poteva mettere uno tra De Frel e Under per cercare un po' di respirare e di non farsi schiacciare troppo, è andata così. E poi la seconda considerazione che riguarda il campo, ma più le polemiche che il campo, spero dopo questa giornata di campionato di non sentire più i piagnistei di Simone Inzaghi riguardo il VAR, visto quello che è accaduto a Milano, il rigore non concesso a Florenzi che secondo me è clamoroso, oltre per esempio mi sembra anche una manata di Santon su El Shaarawy lanciato a rete, anche quella poteva essere punita con l'espulsione. Visto quello che è accaduto in Lazio-Chievo, perché il rigore non concesso al Chievo, cioè concesso e poi tolto al Chievo, è scandaloso, come nessuno ha visto il fuorigioco di Milinkovic-Savic sul terzo gol, e visto anche quello che è accaduto a Bergamo, il gol in fuorigioco del Napoli che fa seguito al Mani non punito di Mertens a Crotone. Spero che Simone Inzaghi guardi anche un po' a casa sua, e che se deve parlare del VAR quantomeno non parli esclusivamente della Roma, ma veda anche un po' quello che accade a Napoli. Senti, ti faccio una domanda sul campo, ma magari lascio ai colleghi sul fuori, sul mercato e quant'altro. Tu dicevi dei cambi, che ci stava mettere Juan Jesus, Perez, e più nello specifico ti chiedo, cambiare col modulo con la difesa a 3 con i due esterni più alti, secondo te ha messo un po' in difficoltà la Roma, non si è subito trovata, oppure ci può stare che essendo attaccato così tanto, perché comunque l'Inter ha fatto situazioni da gol, le ha create, alla fine diciamo l'Inter tra virgolette se l'ha anche meritato questo pareggio, e che quindi no, secondo me, cioè, ripeto, l'Inter comunque ci ha schiacciati molto dopo l'ora di gioco, ha voluto reagire, quindi alla fine secondo me il pareggio purtroppo l'ha meritato, e questo va detto. Però come dicevo prima, purtroppo le soluzioni, anche volendo, quelle erano, perché mancando De Rossi e Gonalon non si è potuto mettere un centrocampista in più, anche se poi devo dire che al di là di De Rossi e Gonalon, secondo me Strootman in regia ha fatto un'ottima partita, e per il resto non c'era nemmeno Perotti, e secondo me un Perotti in una partita come questa avrebbe fatto molto comodo, anche magari a partita in corsa, perché con la sua velocità avrebbe potuto mettere in crisi Santon c'era su quel lato, c'era Cancelo su quel lato, e magari negli ultimi minuti avrebbe potuto creargli diversi problemi. Però ripeto, le soluzioni erano quelle, quindi Di Francesco l'unica cosa che poteva fare di diverso, ripeto, per respirare un po', era mettere o De Frel o Under, però è andata così, e pazienza. Invece per domani che partita vedi? Perché leggevo la formazione, si parlava anche di Perez terzino con Florenzi spostato alto, con sembrerebbe Dzeko titolare. Sì, se ne parla anche perché purtroppo sembra che il Shaarawy non sia al meglio, quindi Florenzi inevitabilmente dovrà giocare ala, a meno che non si insista, io spero di no, nel mettere Schick esterno, perché secondo me non ci può proprio giocare, lo dicevo anche nelle scorse settimane. Ma domani è una partita molto difficile, perché è anche difficile da decifrare, perché è vero che la Sampdoria viene da una bella vittoria sulla Fiorentina con un Quagliarella in grande spolvero, fra l'altro Quagliarella in dubbio, buono per noi, però è una Sampdoria che, a parte la gara con la Fiorentina, nelle ultime settimane ha ottenuto diversi risultati negativi, è andata anche a perdere addirittura Benevento, quindi è una Sampdoria che sta comunque lì in alto in classifica, frutto di quello che ha fatto secondo me poi fino a prima di Sampdoria-Lazio, perché è lì che è iniziato un po' il calo di gioco e di risultati della squadra di Giampaolo. Però è una gara sicuramente da non sottovalutare, una trasferta poi soprattutto anche storicamente molto difficile, non voglio fare chiaramente, insomma, sono ammessi gesti apotropaici, ma la Roma negli ultimi 10 anni ha vinto in casa della Sampdoria solamente nel 2008 e nel 2013, 3-0 con Spalletti e 2-0 con Garcia. Negli ultimi anni siamo stati spesso molto sfortunati
o a livello arbitrale, vedi quello che è successo l'anno scorso, esattamente a gennaio di un anno fa, e vedi anche per esempio la partita di 2 anni fa quando abbiamo perso 2-1 con la Sampdoria, che di fatto ha fatto un tiro in 90 minuti per fare 2 gol, cioè una punizione di Eder con un errore di De Sanctis e un autogol di Manolas su un pallone innocuo messo in mezzo, in una partita dove la Roma aveva preso letteralmente a pallonate la Sampdoria. Quindi è una partita che da tutti i punti di vista non è facile. E poi c'è la questione psicologica che riguarda la Roma per quello che succede in campo e per l'extracampo, su cui so che qualcuno di voi mi vuole chiedere qualche cosa, perché da parlare ce n'è sicuramente. Sì, sicuramente c'è da parlare dell'extracampo, anzi in questa settimana, in questi giorni si è parlato più di quello che di altro, anche perché, come dire, le notizie, le voci di corridoio, ma fino a un certo punto che arrivano, sono preoccupanti e neanche poco. Si parla chiaramente della cessione di Dzeko e di Emerson Palmieri al Chelsea per un corrispettivo totale più bonus di 50-60 milioni, e in entrata non si è parlato di nessuno. Tutto questo avviene a gennaio, a 10 giorni dalla fine del mercato, al che mi domando, il giorno dopo il 31, con chi giochiamo noi in campo, voglio dire. Io non mi domando niente, ho paura solo. Tu hai solo paura, un sentimento istintivo basilare. No, però davvero, tu come spieghi, appunto senza bisogno di fair play di vario tipo, la cessione di Dzeko a 30 milioni? Pensi che Monchi abbia un'alternativa, o pensi che sia, come dire, una specie di svendita che sta facendo la società? Allora, io intanto mi accodo a Alessandro, perché anch'io ho paura, e io con questa società, Matteo, non mi sorprendo più di nulla, perché si parla spesso, si dice spesso, no, il primo commento che si fa è vabbè, sono solo chiacchiere, sono voci dei giornalisti. Poi vedo che effettivamente nel corso degli anni Marquinhos è andato via, Lamela è andato via, Benatia è andato via, Szczęsny, Salah, Rudiger, sono andati tutti via, quindi evidentemente poi le voci sono voci fino a un certo punto, e a quanto pare sarà così anche per Dzeko ed Emerson Palmieri. In entrata è vero, non si è parlato di nessuno, almeno negli ultimi 10 giorni, perché le voci che erano uscite fino al 5-6 gennaio a me sinceramente andavano anche bene. Si parlava per esempio di uno scambio Underpolitano col Sassuolo, si parlava dell'addio di Gonalon e dell'arrivo di Badel, che anche quello penso sarebbe andato bene un po' a tutti. Si parlava della possibilità che arrivasse o Versalico o Darmian, e una cessione contestualmente di Bruno Perez. Invece adesso in entrata non si parla più di nessuno. Sì, oggi è uscito il nome di Ferreira Caracco, ma io, ragazzi, ci credo molto poco, e si parla solamente di questa doppia cessione al Chelsea di Emerson Palmieri e Dzeko, che potrebbe avere una sua logica, almeno per quanto riguarda Dzeko, per vari motivi che adesso comunque vi dirò, se solo non fosse che siamo una settimana dalla fine del mercato. Quindi o Monchi ha il sostituto e appena vende Dzeko ed Emerson Palmieri annuncia il sostituto dell'uno e il sostituto dell'altro massimo il giorno dopo, oppure veramente è un mercato di gennaio che a me lascia sconcertato. Per quanto riguarda Dzeko, dicevo, i motivi possono essere, anche se nonostante questi motivi io non lo venderei adesso, ma al massimo a giugno, che adesso farà 32 anni, arriverà a finire la sua terza stagione con la Roma, potrebbe avere l'ultimo contratto importante della sua carriera, e soprattutto, visto l'investimento che è stato fatto, il nuovo centravanti titolare della Roma deve essere Schick. Quindi Dzeko o si accontenta di fare la riserva, oppure il prossimo anno deve cambiare aria. Chiaramente se va via adesso, Schick diventa il centravanti titolare, si anticipa questa cosa, e quindi in un certo senso può anche andare bene. Però sì, prego, dimmi. No, Ale. No, stavo dicendo che è una delle cose più rischiose che potessimo fare in questo momento, questa cosa. Certo, no, infatti dicevo, ha la sua logica, però farla a gennaio è veramente un rischio troppo grande. Riguardo Emerson Palmieri, poi appunto sono ancora più sconcertato, perché come dicevi anche tu prima, Matteo, cioè, no, abbiamo cercato per una vita terzini, una volta che ne troviamo uno giovane, bravo, che abbiamo fatto crescere, lo diamo via, peraltro secondo me è una cifra, non lo so, secondo me è una cifra anche bassa, cioè a me forse scandalizzano più i 20 milioni per Emerson Palmieri che i 30 per Dzeko, perché parliamo comunque di un giocatore classe 94 con ancora ampi margini di miglioramento. Oh, ecco, io sono veramente d'accordo con te su questo, eh. Io quando dico svendere, perché
mentre Emerson Palmieri tu lo vendi a una cifra secondo me molto bassa, specie per la Premier League, specie per il Chelsea, però è un